Luca Giordano è il più grande pittore napoletano del Seicento. Giordano nasce a Napoli e cresce in un ambiente di grande cultura e di grande pittura, è la Napoli vicereale, colonia spagnola, ma immediatamente Giordano comincia a viaggiare. In pochissimi anni diventa il pittore più importante della scena locale. Già a 20 anni, con un dipinto di questo genere, era stato in grado di sbaragliare ogni altra concorrenza. Al di fuori dei confini del viceregno, del vicereame, si impone a Venezia, si impone a Firenze e ormai cinquantenne si trasferisce in Spagna, diventa pittore del re e in Spagna lavora per oltre 10 anni. Qui a Napoli abbiamo immaginato un Giordano da camera. Vediamo allora di fare una piccola antologia, una visita, un itinerario, un percorso sulle cose più significative e più interessanti di questa mostra. Questo quadro potrebbe ricordare una delle composizioni del Raffaello Maturo, del Raffaello Romano. Luca Giordano agli inizi comincia a imparare dai maestri del colore, comincia a cercare di capire come dipingano per poi formarsi uno stile proprio. E ci sono dei passaggi in questo dipinto. La mano di questa Madonna è davvero un pezzo cinquecentesco, ma il dipinto è seicentesco, lo si capisce da tutta una serie di elementi. Un pezzo come questo San Giovanni Battista, la materia grassa con cui è dipinta la mano della Madonna o il corpo del Gesù Bambino sono squisitamente seicenteschi. Allora, come facciamo noi a capire che non è più un'opera di Raffaello, ma è un'opera di Giordano che si è travestito da Raffaello? Lo sappiamo perché c'è una cosa che smaschera i falsi, sempre, ed è il tempo. Il tempo è un grande scultore, anche in questo senso. Le mostre si fanno non solo per approfondire degli argomenti, ma le mostre si fanno soprattutto per vedere meglio opere che già appartengono ai musei, alle chiese, per vederle dentro accoppiamenti, dentro connessioni. Ora, il dipinto a cui sto dando le spalle è un dipinto che proviene da uno dei luoghi sacri di questa città ed è il Piemonte della Misericordia. Giordano, quasi un quarto di secolo dopo la morte di Caravaggio, si trova a dover lavorare per un dipinto che verrà issato su un altare che si trova a pochi metri dal dipinto del Caravaggio. Ma Giordano lo eseguì con molta cura e con molta intelligenza. È un dipinto nel quale si trovano assommate alcune delle linee guida, delle grandi idee, delle grandi invenzioni della cultura napoletana della prima metà del Seicento. Giordano ne era giustamente orgoglioso e tanto da firmarsi lì in basso, Giordano 1671, e nella furia, nella velocità di scrittura, spesso lasciava delle tracce all'interno dei suoi quadri che non riusciva a celare del tutto. Ebbene, qui Giordano una traccia della brutta copia l'ha lasciata, ed è questa. Proprio vicino alla firma, a fianco del martello di questa mirabile natura morta, con gli strumenti del martirio, i chiodi, la corona di spine, Giordano in un primo tempo aveva immaginato quest'otre di cui si vede ancora l'ombra, e nella parte superiore, almeno con una pennellata velocissima, la parte superiore del manico dell'impugnatura. Sono le brutte copie del pittore. È come entrare nel suo laboratorio, nelle sue cucine. Lo stiamo spiando mentre lavora. Giordano ha ucciso Caravaggio. Il giovane Giordano ha ucciso Caravaggio. Con una serie di quadri che finiscono sugli altari delle principali chiese napoletane. A Napoli c'è stata la peste nel 1656, gli effetti furono tragici. In questo dipinto, che raffigura l'enemosina di San Tommaso da Villanova, il santo qui sulla destra che distribuisce monete ai poveracci in primo piano, realmente Giordano ti fa sentire l'odore, l'essenza della carne. E guardate sulla ferita ulcerata di questo pitocco, 3 mosche sono a banchettare con il sangue. La mosca dipinta in qualche modo deve certificare la verità di quello che stiamo vedendo. Giordano non arretra di fronte allo spettacolo della sofferenza e allo spettacolo della morte. Però attenzione, apposta ho usato il termine spettacolo, perché per Giordano anche questo dettaglio
diventa pretesto per celebrare la cosa che gli interessa di più al mondo, e cioè l'ossessione dominante della pittura con la P maiuscola. Giordano ha 23 anni, è in grado di sbaragliare tutta la scena locale. Con questo dipinto inaudito, che è uno dei capolavori della mostra, e infatti è il primo quadro che si vede da lontano entrando qui in Sala Causa a Capodimonte. Questo San Michele che entra nella scena e sgomina tutti gli angeli ribelli. La parte inferiore di questo dipinto è un omaggio a Ribera, ma al tempo stesso è un omaggio all'antico, ma il suo è un antico rivissuto in senso drammatico, sanguigno. All'interno di questo quadro, chi è questo signore, quello che un tempo si sarebbe definito un brutto ceffo, per così dire? È un monatto, è uno di quelli che durante la peste del 56 trasportava i cadaveri. Questo dipinto, che è uno dei capolavori di Giordano e in definitiva uno dei capolavori della pittura europea del XVII secolo, è un grande ex voto, con nella parte superiore San Gennaro che prega per le vittime della peste, per l'appunto. E in basso, come una sorta di grande natura morta, di corpi morti ammonticchiati l'uno sull'altro. In questo primo piano i ricordi della Pietà di Michelangelo, i ricordi del Caravaggio, i ricordi di Ribera sono tutti rivissuti in questo cadavere riverso, che in qualche modo fa già pensare al Marat di David, che naturalmente prefigura una storia completamente diversa da questa, una storia rivoluzionaria. Abbiamo visto con Giordano dipinti nei quali anche la morte diventa uno spettacolo. In questa sala, dal trionfo della morte, passiamo invece al trionfo della vita. E il motore di scoppio di questa situazione è un pittore di origine toscana, ma che lavora a Roma. Questo pittore si chiama Pietro da Cortona. Questo dipinto, che viene dalla chiesa dei Gerolamini, è un dipinto che Giordano studia, ma lo ripensa a distanza di 20-30 anni con un linguaggio e in una chiave stilistica più chiara, più aperta, fino ad arrivare a questo dipinto, che è un'altra delle sorprese della mostra, dove potenzia il barocco di Pietro da Cortona in una chiave visionaria che davvero fa già pensare a Goya. E il nome di Goya viene in mente guardando soprattutto questo diavolo a sinistra, e ancora meglio andando a cercarne un altro all'interno di questa parte sinistra del dipinto, che è tutta risolta in questa grande zonatura di rosso. Ecco che con quattro acciaccature di pennello Giordano ha ricreato una apparizione demoniaca. E non è finita. Giordano inventa il suo barocco e lo impianta a Napoli, per così dire, con un quadro di questo genere che Giordano firma e data nel 1655. I piani sequenza dei capolavori del Caravaggio è come se avessero cominciato a sussultare, come se fossero esplosi. Ebbene, un dipinto di questo genere noi dobbiamo immaginare che facesse un'impressione enorme, non solo perché rispetto alla pittura caravaggesca relativamente scura, qui c'è un'orchestrazione di colori chiari, di una violenza e di una presenza realmente impattante. E all'interno di questo quadro, dove sembra che le figure cadano addosso all'osservatore, Giordano si permette di calibrare sul margine destro questo mirabile cagnetto, che è l'unico che sollecita la nostra attenzione. Questa è la storia di Enea e di Venere, una storia presa dalle Metamorfosi di Ovidio. Giordano certo la racconta col suo solito tono, oggi diremmo affabulatorio. Persino la raffigurazione allegorica del fiume, questo vecchio con questa barba meravigliosa, diventa realmente un pezzo di pittura da godere, da vedere da vicino. Sulla barba ci sono delle gocce d'acqua che scendono, e anche nel gruppo delle ninfe. È vero che se queste donne
di cui vediamo la schiena, il sedere, le spalle sono in qualche modo un omaggio al magistero di Rubens, forse Giordano va oltre Rubens. E mi riferisco soprattutto a questa ragazza in primo piano, il cui seno, che è intercettato soltanto da una macchia di bianco e poi dall'ombra più scura del capezzolo, è un seno di una tale verità, vorrei dire di una tale tenerezza, che realmente non si era mai ancora incontrato nella storia della pittura. Si capisce dinanzi a questo quadro perché Giordano, già a 29 anni, incontrasse immensa fortuna presso i collezionisti privati. Non fu un quadro facile questo, e probabilmente Giordano stesso dovette sentire il peso della responsabilità di ragionare su un grande prototipo di Tiziano. E non fu un quadro facile, lo sappiamo di nuovo, perché Giordano ha lasciato tracce della brutta copia. In questo caso, sullo sfondo, al di sotto di Amore, che ha appena scoccato la freccia, la gamba era protratta in un primo tempo, e soltanto in un secondo tempo Giordano ha deciso di curvarla, ma non ha cancellato del tutto questa sua prima invenzione. Dunque, di nuovo, noi entriamo all'interno dei laboratori e delle cucine del maestro. Caravaggio oggi è il pittore più famoso del mondo, eppure Giordano nel 600 era molto più famoso di Caravaggio. E se Caravaggio va dalla pittura alla natura, Giordano fa il percorso contrario. Parte dalla natura per guadagnare ciò che gli interessa mille volte di più della natura, e cioè la pittura. E questa mostra di Napoli è una celebrazione del piacere della pittura e, se vogliamo, del piacere dello sguardo.